Benvenuti, ben ritrovati sul nostro canale Sofia. Allora, siamo di nuovo in compagnia di uno degli ospiti più gettonati del nostro canale, più apprezzati del nostro canale, il dottor Tancredi Militano. Ciao. Ciao caro Marco, grazie, grazie. Mi dici queste cose e mi tiri su il morale, grazie. Sempre, Sono contento. sempre. Allora, nella scorsa puntata abbiamo affrontato, diciamo, dei temi abbastanza comuni, abbastanza pratici che possono capitare un po' a tutti nella dinamica di coppia, con le altre persone, ma soprattutto appunto abbiamo parlato del rapporto col partner e di come spesso e volentieri le nostre reazioni o la nostra sofferenza o la nostra rabbia non siano causate da un evento esterno o da una persona esterna, ma derivino direttamente da noi e dal nostro cervello. Possiamo magari fare, l'altra volta più o meno abbiamo fatto degli accenni di qualcosa di pratico e di concreto che possa dimostrare queste cose, ma magari degli esempi ancora più pratici proprio di dinamica di coppia o tra le persone che magari spesso possono accadere o che ti sei trovato ad affrontare e che possono far capire ancora meglio, magari a tante persone, dire: ma effettivamente è capitata anche a me questa cosa. Certo, sì, assolutamente. Allora, la prima cosa, direi, cerchiamo un esempio per spiegare che cosa volevamo dire, poi facciamo un esempio sulla dinamica che può capitare. Quindi intanto spieghiamo cosa vuol dire, come hai detto tu correttamente, hai studiato, bravo. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire che non è quello che c'è all'esterno che ci può generare la sofferenza. Questo è, io direi che va un po' spiegato con un esempio. Cioè, il nostro cervello non soffre per quello che c'è fuori, per l'evento, ma per quello che c'è qui dentro, per le idee che sono presenti dentro di noi, quindi in alcune aree del nostro cervello. Quello che c'è fuori può essere una frase del nostro compagno, della nostra compagna. Quello che c'è fuori, cioè la situazione esterna al cervello, può essere un'azione. E faremo gli esempi. Ma che cosa vuol dire? Com'è possibile che il cervello non soffra per quello che c'è fuori? Noi siamo abituati a pensare, Marco, a credere, che la nostra emozione dipenda da quello che viviamo esternamente. Noi siamo abituati a pensare che quello che proviamo dentro di noi nasca da qualcosa che c'è fuori. Adesso invece con questo esempio io vorrei sfatare questa credenza e vorrei dimostrare l'opposto, il contrario, cioè quello che noi percepiamo, la nostra emozione dipende da quello che c'è qua, non da quello che c'è fuori. Quindi quando litighiamo col partner non è la sua frase o la sua azione a farci soffrire, perché la sua frase o la sua azione sono esterne, Marco, rispetto a quello che c'è qui dentro, che è la mia idea. Quindi qualsiasi cosa che ci sia fuori non è in grado di farmi nascere una sensazione. È quello che c'è qua che mi fa nascere una sensazione, un'emozione negativa, una sofferenza, una rabbia. Sei pronto? Assolutamente sì. Facciamo l'esempio di un ragazzo, un ragazzino che stia giocando alla PlayStation, alla televisione, con il suo giochino e sia lì che gioca. E in questo momento la sua realtà esterna è costituita dalla televisione, dalla sua PlayStation. E lì è felice, gioca. Arriva qualcuno, lo disturba e lui continua a giocare, è molto preso da quello che sta facendo, è felice. A un certo punto arriva il papà, per esempio, e gli dice: ma che ne pensi se andiamo a giocare a calcio, facciamo quella partita? Oppure lo chiama un amico e dice: che ne pensi se andiamo a giocare a calcio? Andiamo a fare Improvvisamente, da che stava giocando felice e la sua realtà era costituita soltanto dalla PlayStation, improvvisamente desidera andare a giocare fuori a calcio. Ma cosa succede, Marco? Si mette a piovere un nubifragio.
terribile, incredibile, proprio nel momento in cui lui, pensa, aveva desiderato andare a giocare. E quindi si rattrista, si innervosisce, si arrabbia, ma porca miseria, ma proprio adesso si deve mettere a piovere. Arriva la madre e gli dice, ma cosa sta succedendo? Perché ti sei arrabbiato? La risposta sembrerebbe, no, quale potrebbe essere la risposta? Mi sono arrabbiato perché fuori piove, perché non riesco ad andare a giocare fuori, sono nervoso per questo. In realtà non è vero che la sofferenza nasce da quello che c'è fuori. La sofferenza nasce da quello che lui ha qui dentro. Non è vero che il ragazzo soffre perché fuori piove. Sembrerebbe così a una prima lettura, sei d'accordo? Sembrerebbe così. Sembrerebbe che il ragazzo si sia arrabbiato e stia soffrendo perché fuori piove. La classica. E quindi, come? Quello che di solito è il classico causa-effetto, piove e quindi... Esatto, piove, non posso andare a giocare fuori, sono arrabbiato perché questo non poter andare a giocare fuori mi fa soffrire. Perché io non voglio stare a casa, vorrei andare a giocare fuori, non posso andare a giocare fuori, a casa non ci voglio stare, sono arrabbiato e mi fa soffrire. Allora, riavvolgiamo il nastro, torniamo indietro nel tempo e osserviamo il ragazzo che stava giocando alla PlayStation. Mentre lui stava giocando alla PlayStation, era dentro casa, non era fuori. E il fatto che lui non fosse fuori non era un motivo sufficiente per farlo soffrire. Stare a casa a giocare alla PlayStation non era un motivo sufficiente per farlo soffrire. Anzi, in quel momento lui si trovava a casa, stava giocando alla PlayStation ed era felice, tanto che non voleva essere neanche disturbato. Quindi la sua realtà era: io sono in casa, sto giocando e sono molto contento. La sua realtà dopo è: io sono in casa e sono arrabbiato perché non posso uscire. Ma la sua realtà è sempre la stessa, lui è comunque sempre in casa. Prima era in casa e non soffriva, dopo in casa e soffre. La sua realtà nella quale lui si sta trovando è la medesima: era in casa prima e in casa dopo. Quindi non si può dire lui sta soffrendo perché è a casa e sta male a casa e soffre perché non può uscire. Lui sta soffrendo, ma l'unica cosa che è cambiata non è il fatto che lui sia in casa. Era in casa prima ed è in casa dopo. L'unica cosa che è cambiata è la sua idea dentro la sua testa, che è nata a un certo punto, e l'idea è: voglio uscire, desidero uscire, ho bisogno di uscire. Ed è cambiato quello che c'è qui, non la sua realtà. Cioè lui non sta soffrendo perché è a casa, perché tanto era a casa prima ed è a casa anche dopo. Addirittura a me viene anche sempre su questo esempio un ulteriore rafforzativo. Cioè, mettiamo che durante la storia che hai raccontato il bambino non volesse smettere di giocare alla PlayStation. Infatti non voleva. Diciamo alla proposta di andare a giocare fuori a calcio la vivesse proprio quasi come una costrizione, perché non voleva smettere di giocare alla PlayStation. Se vede che fuori improvvisamente si mette a diluviare, lo stesso identico fenomeno gli provocherà una felicità immensa, perché a quel punto, anche volendo, nessuno potrà staccarlo dalla PlayStation, portarlo fuori a giocare a pallone, e lui continuerà a fare quello che gli sta piacendo. Quindi ulteriore dimostrazione, esatto, di come a parità di evento esterno, addirittura cambiando l'interno, si ottenga un fenomeno diametralmente opposto. Quindi una sensazione piacevole invece di una sensazione spiacevole. Eppure la situazione esterna è la stessa. Sono a casa e fuori piove. Quindi sono a casa, gioco con la PlayStation, non ho qui in testa, dentro, l'idea di voglio uscire, desidero uscire o posso uscire, certo, e quindi gioco. Mi costruisco l'idea, potrei uscire, voglio uscire, desidero uscire, sono in casa e comincio a soffrire se fuori piove non posso uscire. Ma non è lo stare in casa che mi fa soffrire, è l'idea che ho costruito. Quello che io ho dentro a te, quello che ho dentro di me. Sì, per cui se tu
lo vedi arrabbiato e dici, ma perché sei arrabbiato? Perché a casa? Perché sto male a casa? Perché sono a casa? Ma non sei arrabbiato perché sei a casa, perché prima eri a casa e non eri arrabbiato. Quindi non puoi dire che è lo stare a casa che ti rende arrabbiato, perché prima eri a casa, giocavi di felice, poi sei a casa e sei arrabbiato. Quindi non è la realtà esterna, sono a casa, a farti stare male. Quella che ho è costruito. L'idea che hai costruito. Esatto. Quindi questo è un piccolo esempio per dire che a volte la realtà esterna non cambia, ma la tua idea, questa idea di cui abbiamo parlato, si chiama desiderio o aspettativa. Cioè io mi sono costruito l'aspettativa di poter andare a giocare fuori, un evento ha frustrato la mia aspettativa e io sto soffrendo per l'aspettativa. L'aspettativa, Marco, è proprio il confronto di dati. Cioè io non ho nessun dato qui, per cui non mi aspetto niente, non posso soffrire. Mi aspetto di poter fare qualcosa, questo qualcosa che mi aspetto di fare non si realizza, l'aspettativa viene frustrata e io soffro. Quindi la sofferenza nasce da un confronto tra quello che io desidero, cioè la mia aspettativa, e la realtà con cui la mia aspettativa si va a confrontare. Quindi la sofferenza nasce da un confronto. Sempre. Ma il solo dato il solo dentro di me, cioè non a prescindere dal fenomeno esterno. Esatto, perché se io non ho l'aspettativa di uscire, sono in casa ci sto bene. Se io ho l'aspettativa di uscire e non posso uscire, in casa ci sto male. Ma sono comunque sempre in casa. Prima ci stavo bene e poi ci sto male. Cosa è cambiato? Certo. Io prima in casa stavo bene, poi in casa lì sono arrabbiato e non ci voglio stare. Ma cosa è cambiato? Sono sempre in casa. Prima stavo bene, poi stavo male perché ho costruito un'aspettativa. Certo. Quindi è quello che c'è qua che ci fa soffrire. Quello che c'è qui confrontato con quello che c'è fuori. Ma l'evento esterno in sé non ci fa soffrire. Certo. Quindi, un esempio che possiamo fare è una frase che ho sentito, tu mi hai chiesto prima, mi dici una frase che hai sentito mille volte? Una frase che ho sentito mille volte è: io non glielo dico quello che lui deve fare, perché lo deve capire da solo, non glielo devo dire io. Ah, questo ci deve arrivare da solo. È un classico, un evergreen. Questo è un classico. Sono curioso. Per cui, adesso torno a casa, io sono lì, voglio vedere se prima di venirmi a dare un bacio, io sono lì al computer che lavoro, voglio vedere se prima di venirmi a dare un bacio si va a cambiare, si lava tutto, va a dare da mangiare al gatto e poi mi viene a dare un bacio. Oppure se mi viene a dare un bacio subito, io vorrei che mi venisse a dare un bacio subito, ho questa idea, questa aspettativa, questo desiderio, no? Poi però non glielo dico, perché lui lo deve capire da solo. Certo. Chiaramente. Poi la persona si va a lavare, perché giustamente prima di venirti a dare un bacio magari si vuole anche lavare, si lava, poi fa due o tre cose in modo che poi finalmente è libero non di darti un bacio, ma di dartene 100 senza pensare a tutto quello che deve fare perché l'ha fatto prima. Quindi lui ha un'altra lettura della realtà, quindi vuole venirti a dare un bacio quando è più libero, quindi fa tutte le cose prima. Ma tu che cosa leggi? Leggi che lui ti viene a dare un bacio dopo mezz'ora, dopo 5 minuti, e tu ti arrabbi perché doveva venire subito. Quindi queste sono le letture che noi diamo al comportamento degli altri, considerando gli altri responsabili della nostra sofferenza. E in realtà la verità in questo caso qual è? È che tu avevi l'aspettativa che venisse subito, peraltro manco gliel'hai detto, e la realtà rispetto alla tua aspettativa è diversa. Quindi il confronto tra quello che tu ti aspetti e quello che c'è fuori ti genera la sofferenza. Se tu non avessi l'aspettativa, l'elemento esterno non ti genererebbe sofferenza. Quindi tutto dipende da quello che è dentro di te come aspettativa. Io, su questo esempio che hai appena fatto, devo ammettere che hai portato il mio livello di attenzione oltre il 100%, quando hai nominato quella frase, diciamo che mi sono sentito, penso che chiunque... Chiamato in causa. Esatto. Certo, perché mica lo devo dire io, lui ci deve arrivare da solo. No, questi sono i trabocchetti del cervello che quando ci vuole fare soffrire ci fa pensare queste cose. Ma in questo caso hai toccato anche un altro tema su cui io mi sono interrogato spesso. Diciamo che molti aspetti della filosofia anche antica, piuttosto che molte discipline esoteriche, narrano e descrivono questa complementarità fra l'uomo e la donna come due parti che si vanno a completare sostanzialmente, e invitano anche
ognuna di queste parti, a scoprire la propria parte, diciamo, per quanto riguarda l'uomo, la propria parte femminile e viceversa, per capirne e migliorare la propria persona e il rapporto con gli altri. In questo caso, queste differenze che spesso troviamo tra, poi vabbè, logicamente valgono sempre tutte le eccezioni, ma queste differenze quasi antropologiche che c'è tra l'essere umano, uomo, standardizzato, diciamo, canonico, e l'essere umano, donna, con appunto queste aspettative, questi bisogni quasi molto diversi spesso, come possono essere da un lato spiegati, nel senso che poi, come dicevamo, l'eccezione c'è sempre, però nella stragrande maggioranza dei casi magari l'uomo tende ad avere dei comportamenti più aggressivi, più di voler dominare sull'altro, di volersi imporre, la donna invece tende più a un comportamento amorevole, più buono, accogliente, più da mamma quasi, appunto. Più accogliente, chiaramente. Esatto. Certo. Allora, guarda, il cervello dell'uomo e il cervello della donna effettivamente presentano delle differenze, nel senso che ci sono dei comportamenti standardizzati, come li chiamati tu, e codificati nell'uomo, e dei comportamenti standardizzati e codificati nella donna. Questo è un aspetto genetico che non vuole fare una differenza qualitativa, mm-hmm. ma ci sono delle differenze oggettive, cioè comunque il cervello dell'uomo è programmato, essendo nella specie umana il maschio un po' più grosso, come anche nei mammiferi, no? Il maschio è un po' più grosso, quindi normalmente ha il compito di difendere il territorio, e la femminuccia invece ha il compito di allevare i cuccioli, tant'è vero che è lei che procrea, no? È lei che partorisce, quindi è lei che poi li allatta, quindi è lei che li deve accogliere. Quindi il cervello della femmina fa ossitocina, che è un neurotrasmettitore che predispone la femmina ad accogliere il cucciolo, ad allevarlo, altrimenti senza ossitocina potrebbe anche avvenire che la mamma abbandona il figlio, ma l'ossitocina è un ormone che lega al cucciolo, la madre al cucciolo. Quindi il cervello della donna è predisposto per accogliere e per avere più pazienza, perché il cucciolo comunque è impegnativo, quindi il cervello della donna è predisposto a essere più accogliente, più paziente, magari a trovare una soluzione alternativa. Il cervello dell'uomo invece è predisposto, avendo anche altri ormoni, a un'aggressività maggiore, perché deve difendere il territorio, magari deve prendere una decisione più veloce, perché se viene attaccato non è che può tanto pensare a cogliere l'altro e dire mi stai attaccando, ma perché, parliamone, e intanto l'altro leone se lo mangia, nel senso l'altro leone lo aggredisce e gli procura delle ferite, cioè deve essere più immediato. Il cervello dell'uomo e il cervello della donna presentano delle differenze, se è questo quello che mi hai chiesto. Sì, assolutamente sì, era proprio questo quello che intendevo, nel senso proprio capire da un punto di vista anche genetico. Esatto, cioè cosa portasse la stragrande maggioranza, poi può essere declinato dai fenomeni appunto maggiori a proprio le cose quotidiane di tutti i giorni, però spesso penso vediamo anche su temi comuni, magari anche confrontandoci con amici, anche tra coppie, diciamo, spesso si vede che alla fine i piccoli problemi di tutti i giorni, o quelli che consideriamo tali, spesso poi sono sempre gli stessi. È strano poi magari vedere come quando ci si ritrova tra amici ci si ride sopra tutti insieme, mentre quando accadono sembra che stia venendo giù il mondo, crollando il mondo. Esatto, questa è un'altra assolutamente cosa. Beh, per esempio un altro fenomeno che è triste, però fa parte della natura, e noi siamo un po' abituati a leggere la natura in maniera diversa rispetto a come in realtà essa non sia. La natura è un po' spietata e cinica. Un altro fenomeno che osserviamo nell'animale maschio è quello di uccidere a volte i cuccioli, cosa che non si osserva mai nell'animale femmina. Per esempio il leone, l'ippopotamo,
certo tipo, cioè, molti animali uccidono il cucciolo perché sanno che uccidendo il cucciolo la femmina va in calore. Se è presente il cucciolo, gli ormoni impediscono alla femmina di andare in calore, perché gli ormoni dell'allattamento impediscono di, alla femmina di predisporsi alla procreazione, capisci? Quindi questa cosa l'animale maschio la sa, uccide il cucciolo in modo che la femmina smetta di produrre ormoni che servono per l'allattamento, perché non vede il cucciolo e quindi il cervello smette di produrre gli ormoni e quindi si predispone alla futura procreazione. E quindi l'animale maschio presenta questi atteggiamenti aggressivi che portano all'omicidio, all'infanticidio, insomma, come dire che la femmina non avrebbe mai, proprio perché la femmina invece quando vede il cucciolo tende a produrre ossitocina e quindi a volerlo allattare. E questo per esempio era un fenomeno che non conoscevo. Magari molti possono anche magari malinterpretare questa narrazione, nel senso che sembra quasi una giustificazione magari a certi comportamenti violenti o legati magari a questi temi un po' più brutti, un po' più pesanti. In realtà penso che però siano molto importanti, perché più noi conosciamo queste dinamiche e più come esseri umani senzienti, diciamo, per quanto siamo dipendenti ovviamente da tutte queste reazioni chimiche, neuronali che avvengono anche involontariamente nel nostro cervello, più ne siamo consapevoli, più ne abbiamo conoscenza e più riusciamo a interpretarle, a dominarle. Esatto. Allora, noi in realtà la violenza non è mai giustificabile. Esatto. E il fenomeno a cui forse tu ti riferisci, che è quello della violenza nella nostra specie umana, io mi riferivo agli altri animali. Nella nostra specie umana, la violenza non nasce dal fatto che il maschio desidera che la donna possa, diciamo, eliminando l'impedimento del figlio, possa tornare a volere, diciamo, possa predisporsi alla procreazione. Nel caso della specie umana, la violenza non ha questa origine. Questo meccanismo, di questo comportamento degli animali di cui ti ho parlato, non è lo stesso che fa scattare la violenza nella nostra specie. Certo. Per quello che ho voluto appunto precisare la cosa, perché non volevo che potesse essere creato dai più o distorto nel suo significato, diciamo. Hai fatto benissimo. Se anche fosse dovuto allo stesso meccanismo che parte negli animali, non sarebbe comunque assolutamente giustificabile. Semmai sarebbe spiegabile il fenomeno, ma non giustificabile. Ma non è lo stesso meccanismo da cui parte la violenza nell'uomo. Cioè, nella specie umana la violenza parte da altro. La violenza parte da un desiderio punitivo. Uh-huh. Cioè, nel momento in cui il maschio si sente offeso o in qualche modo minacciato o individua un atteggiamento, un comportamento sbagliato nella donna, la voglia punitiva che sviluppa lo porta a compiere un'azione violenta. Però in questo caso, ti posso dire da cosa nasce. Nasce dal fatto, e non è giustificabile, preciso, ok? Nasce dal fatto che dentro di noi c'è un odio che noi non conosciamo, c'è un odio verso una nostra parte. Quando siamo piccoli è come se nascesse dentro di noi una parte del cervello che vuole distruggerci, distruggere una nostra parte, farla fuori, Marco. Come se ci fosse una parte che desidera uccidere una nostra parte, come se ci fossero delle guerre dentro di noi. Certo. Quando l'individuo adulto trova nell'altra persona quella parte che avrebbe voluto far fuori da piccolo in se stesso e la vede nell'altro, una parte del cervello si attiva, quella parte del cervello che avrebbe voluto fare fuori quella parte, che avrebbe voluto uccidere quella parte, credendo di vederla nell'altro, va per punirla e ucciderla. Ma è un trasferimento, è una proiezione di quello che noi abbiamo avuto dentro, che non vogliamo avere. Una parte di noi lo proietta fuori proprio perché non vuole averlo,
lo proietta fuori, tende a vederlo nell'altro. Una volta che tende a vederlo nell'altro, con la stessa violenza con cui avrebbe distrutto quella parte in se stesso, la vuole distruggere nell'altro. È un meccanismo complicato, forse. Mi scuso. Però purtroppo... molto a ricollegare a come siamo partiti, diciamo, in questo contenuto, nel senso che come per la sofferenza del bimbo, della PlayStation e quant'altro, era sempre qualcosa che era all'interno di lui e non fuori di lui, anche in questo caso si vede come quella apparente fenomeno di violenza o di rabbia o di qualsiasi altra cosa, che apparentemente poi viene giustificato su qualcosa di esterno, in realtà esterno non è, ma è sempre, non so, diciamo, volendola vedere col simbolo, per esempio, del Tao, dove all'interno del nero c'è il puntino di bianco, all'interno del bianco c'è il puntino di nero, quindi forse questa è una visione simbolica di quello che possiamo essere comunque ognuno di noi, dove sicuramente c'è una parte predominante, ma va sempre conosciuta e cercata tutta la nostra essenza, per vedere di evitare appunto di avere questo tipo di atteggiamenti e di comportamenti. Pensavo per esempio anche la differenza che possono avere proprio in tutte queste dinamiche di vita comune, anche extra diciamo familiari o extra coniugali. Per esempio, tante volte nelle persone dotate di molta fede si vedono delle reazioni completamente diverse rispetto ad altre persone. Questo probabilmente per qualcosa che, come dicevamo prima, in realtà non è fuori, ma è dentro di loro, un loro essere. E qui forse riusciamo a ricollegarci al tema di oggi, quindi a quello che avevamo introdotto, appunto, su cosa possa scatenare, diciamo, le nostre paure più comuni, e forse in questo termine paure era ed è ricompreso un po' anche tutto quello di cui abbiamo parlato anche in questo ambito, perché poi tutto quello che noi viviamo come un'eventuale offesa, sopruso, qualsiasi altra cosa, forse alla fine parte sempre da una paura. Perché se io sono tranquillo, non ho paura né di essere offeso, né di essere scavalcato o dominato da nessun altro, mi può rimanere anche abbastanza indifferente questa cosa. E forse anche il discorso della fede in molte persone rientra anche in questo, cioè probabilmente gli dona uno stato di sicurezza tale da far sì che molte di quelle che sono le paure comuni vengano annullate. Può essere una giusta visione? Assolutamente sì, hai detto esattamente, è proprio così, cioè le nostre sofferenze nascono da quello che c'è dentro, e dentro ci sono delle paure, soprattutto quelle che abbiamo provato prima di 5 anni, che sono nascoste in punti del cervello per cui non sappiamo di averle, quindi non le possiamo eliminare, non sappiamo di averle, si attivano e quindi non le sappiamo gestire, perché si attivano in maniera molto forte, proprio perché nei primi 5 anni le emozioni sono più forti nel bambino, quindi poi quando si attivano nell'adulto sono più forti e difficili da contrastare. E la cosa interessantissima che aggiungerei, che mi hai stimolato, è che nel nostro cervello rimangono, proprio a causa di queste dinamiche che ci sono quando siamo piccoli, rimangono dei circuiti che ci spingono a produrre una serie di paure con l'unico scopo, pensa, che con l'unico scopo di indebolirci, come se una parte del cervello volesse continuamente indebolirci, avesse lo scopo, il compito di indebolirci. C'è una parte del cervello che è stata individuata in un'area, un gruppo di neuroni molto particolari, eccetera, che sono i neuroni legati con il concetto di ricompensa, quindi sono neuroni dopaminergici, il cui unico scopo è quello di indebolire l'individuo che li possiede. Per cui i miei vogliono indebolire me, i tuoi vogliono indebolire te, e quindi noi possediamo un gruppo di neuroni il cui desiderio principale è generare degli indebolimenti. Come possono generare questi indebolimenti? Per esempio producendo delle paure, per esempio producendo ansia,
per esempio producendo dei pensieri con un pessimismo, per esempio inducendo il soggetto ad avere dei dubbi, per esempio con delle scelte sbagliate, per esempio con della disistima. Capisci quante possibilità hanno questi neuroni di indebolirci? Tantissime. Per cui è inutile lavorare sulla disistima, è inutile lavorare sull'ansia, è inutile lavorare sull'attacco di panico, tanto sono tutti indebolimenti che questi neuroni ci vogliono dare. Infatti le neuroscienze non considerano quasi mai il sintomo, che lo lasciano a chi di competenza, ma dicono, ok, vuoi lavorare sul sintomo, lavoraci, ma tanto, ma se c'è una parte del cervello che è il sintomo, che è l'indebolimento, te lo vuole creare, ma perché vai a lavorare sull'effetto finale? Vai a lavorare su questo gruppetto di neuroni, evita che questo gruppetto di neuroni ti voglia indebolire e così non avrai più il sintomo perché questo gruppetto di neuroni la smette, capisci? Quindi se tu vuoi eliminare l'ansia, le preoccupazioni, i dubbi, le insicurezze, il pessimismo, gli attacchi di panico, le emozioni negative, le paure, devi convincere questo gruppetto di neuroni a non volerti indebolire. Il come questo gruppetto di neuroni lo fa di indebolirti, quello dipende dalla fantasia del gruppetto di neuroni. C'è chi agisce su un elemento, c'è chi agisce su un altro. Il modo lo trova sempre, cioè come l'acqua. Il modo lo trova, figurati. La via la trova, diciamo. Ma sì, figurati. Con tutte, lui, questo gruppetto di neuroni è nella stanza del comando dei bottoni. Premi un bottone, ti mette l'ansia. Premi un bottone, ti mette la preoccupazione. Tanto non decidi tu. Certo. Ma in questo caso, diciamo, su questi fenomeni di cui parlavi che possono maggiormente influire rispetto ad altri che sono quelli nei primi 5 anni di vita, e dicevi giustamente, ma effettivamente sto provando, io mentre parli provo a fare mente locale, effettivamente non ho moltissimi ricordi di quando avevo prima dei 5-6 anni, sono già pochi forse quelli dopo. In questo caso è sufficiente, tra virgolette, ricordare questi fenomeni o comunque non è sufficiente? No, sono memorie. Mm-hmm. Questi gruppi di neuroni hanno delle memorie. Tu devi far sì che il soggetto viva delle esperienze che sostituiscano quelle memorie. Immagina che tu a 5 anni sia caduto in acqua e abbia sentito una grande paura di affogare e non vai più in acqua e ti rimane la paura di affogare. Perché hai la memoria. Mm-hmm. Per superare la paura di affogare devi fare un'esperienza con tutti gli accorgimenti, rimettendoti in acqua, magari dove tocchi, magari con salvagente, magari con qualcuno vicino, per fare delle esperienze nuove dove il tuo cervello memorizza, fuori di fare queste esperienze, che in realtà la memoria che avevi non è più attuale e quindi la supera. Perché se tu scopri che riesci ad andare in acqua con i giusti movimenti, non hai più 5 anni ma ne hai 20, con il giusto aiuto riesci a nuotare, galleggi, ti rendi conto che effettivamente galleggi, poi riprovi domani, galleggi, poi riprovi domani, galleggi e nuoti, poi riprovi domani ancora e non affoghi. Il cervello ha due situazioni, una memoria dove l'acqua è pericolosa e una serie di esperienze che vengono memorizzate dove l'acqua non è più pericolosa. Ora il cervello non può mantenere due memorie opposte, quindi una delle due la toglie la più vecchia. Se ci vuole, diciamo, bisogna andare quindi a ricreare dei fenomeni di uguale potenza, diciamo uguali e contrari. Uguale argomento e sì, e poi esperienze con finali diversi. Sì. Ma conoscendo il cervello è un gioco. Anche perché poi diventa complicato rispetto a quello che per esempio dicevamo anche prima, cioè tante volte non è detto neanche che sia un evento vero e proprio, ma magari è stato un evento interpretato in una certa... Assolutamente. Quindi magari per esempio il bambino ha visto un'immagine in televisione di uno che affogava e magari uno si danna perché dice, ma io i primi 8 anni della mia vita sono sempre andato in montagna, in vacanza, come faccio ad aver subito? E quindi... Assolutamente. Quindi va a ricollegarsi molto con il tema, siamo sempre lì, della realtà, tra virgolette. Della realtà. La realtà è quella che ci formiamo noi. Assolutamente. Tu pensa che una volta venne da noi, per imparare come funzionavano alcune dinamiche, un signore di Torino che aveva sviluppato dei problemi da adulto perché da piccolo faceva un sogno.
no, neanche una realtà, solo che lui non ricordava neanche più di fare questo sogno, poi l'abbiamo individuato, ma era un sogno che gli provocava il problema oggi. Quindi che era andiamo, andiamo ancora più giù, nel senso che lì non era neanche una cosa che uno che è cresciuto insieme a lui poteva identificare, perché è più intimo di quello. Quindi mi aveva... Sì, però si possono fare, per fortuna con le neuroscienze sono stati individuati delle domande, dei test da fare per andare a individuare quali sono le cause, quindi si trovano in un'ora e mezza, tu hai tutta l'informazione necessaria. Ah. Ah, vabbè, qui mi hai aperto un altro dei capitoli, però non penso che riusciamo, che facciamo in tempo a trattarlo oggi, ma... No, anche perché, come vedi, io qua tra un po' sono al buio. Abbiamo iniziato che ero la luce, però. No, è proprio il tema dei sogni. È un tema che mi ha sempre affascinato tantissimo. Ho provato a studiarlo anche proprio dal punto di vista simbolico, dal punto di vista... degli studi che sono stati fatti appunto anche a livello psicologico e quant'altro, però è una parte che mi ha sempre veramente affascinato. Possiamo fare, quando vuoi, ti posso dare l'interpretazione delle neuroscienze sui sogni, è molto interessante. Ah, ok, quindi questo mio desiderio messo proprio lì piano piano, allora ha avuto... Può essere esaudito. Ok. Niente. Va bene. Allora, io direi sul tema, quello che avevamo introdotto oggi, anche delle paure, c'è un consiglio anche qui pratico magari che possiamo dare in conclusione ai nostri amici per cercare di capire quando avvengono determinati fenomeni, magari non così facilmente come la rabbia, per esempio, che uno dice: ma se io sono arrabbiato, figurati se ho paura. Arrabbiato è tutto il contrario. Un esempio, comunque una matrice, diciamo, con il quale cercare, sì, poi a fenomeno finito di fermarsi un attimo, riflettere, pensare che domande si possono fare. Sì, dobbiamo riuscire a capire che il nostro cervello, quando ci provoca un indebolimento, vuol dire che si sta difendendo da qualcos'altro. Noi dobbiamo andare a capire, in realtà la cosa migliore sarebbe seguire un corso, un corso formativo, diciamo, costituito da più incontri, però per voler dare un piccolo suggerimento che non vuole essere assolutamente esaustivo, e non può esserlo, tutte le volte che noi proviamo una paura, un'insicurezza, eccetera, eccetera, possiamo sapere che il cervello ci sta cercando di indebolirci, e se siamo all'interno di una dinamica relazionale lo fa per evitare di vedere l'altro in una condizione di debolezza. Quindi se io vedo che sto soffrendo perché la persona mi sta facendo provare una sensazione di inferiorità, una paura di incapacità, eccetera, per cui io soffro e mi sento debole, mi sto indebolendo attraverso questa sensazione, quello che posso sapere, che posso immaginare, è che il mio cervello lo sta facendo per evitare che la cosa sia opposta, cioè per evitare di vedere una sua incapacità, mi sto sentendo incapace io. Per evitare di vedere una sua difficoltà, vedo che mi sta mettendo in difficoltà a me. Dobbiamo cercare di fare un gioco di specchi. E dobbiamo capire che il cervello lo sta facendo per salvare qualcuno. Per salvare qualcuno, il cervello mi sta mettendo nei guai a me. Idem con la paura del giudizio. Mi sento giudicato negativamente perché ho il divieto o la paura di giudicare io negativamente l'altro. Facciamoci una puntata a parte, sì, caro Marco Ludovico. Assolutamente, direi che, volendo riassumere questo concetto anche bellissimo dello specchio che hai portato, potremmo dire una parola che dovremmo riflettere. Dovremmo riflettere un po' di più di quanto non facciamo. Esattamente. Guidati poi, purtroppo. Esatto. Il buon specchio che ci riflette. Va bene, io ho difficoltà a vedermi, tanto sto diventando buio in questa stanza. Esatto, io direi che prima dell'eclissi totale... prima dell'eclissi totale. Ti salutiamo. Per ringraziarti ancora una volta tantissimo. Grazie. Anche come bene, grazie a te, grazie a te. Veramente prezioso. Tra l'altro, ricordiamo
La scorsa volta l'ho dimenticato, ma lo sto mettendo in descrizione in ogni contenuto. Ci sono anche, c'è anche il sito del dottor Tancredi Militano, dove eventualmente, se qualcuno volesse approfondire o avesse bisogno di parlare con una persona di questi temi e quant'altro, può assolutamente prendere contatto con lui. Come sempre, se avete invece domande specifiche, estemporanee, fatecele, noi siamo qui a vostra disposizione. E quindi, prima dell'eclissi totale, grazie mille. Grazie a voi, grazie Marco. E buona continuazione. Ciao a tutti. Arrivederci.